visto che l'abbiamo coinvolti, mi farebbe piacere anche che Francesco e Laura approfondissero, visto che mi sembra anche un tema e un tipo di sceneggiatura abbastanza diversi dalle convenzioni cinematografiche italiane, insomma, quindi probabilmente anche una sfida più interessante rispetto ad altre. Diciamo che già la scelta di fare gli ispirati era una scelta strana, perché è un romanzo, inoltre un romanzo che rappresenta, rappresenta l'autore, perché è appena uscito di nuovo, un po' il racconto degli anni Ottanta, e quindi il tentativo di riportare quel mondo ad oggi, e anche la domanda che ci siamo fatti è: può esistere ancora quel tipo di giovinezza? E quel tipo di giovinezza a noi sembrava che potesse esistere, che anzi fosse in qualche modo anche più a fuoco in questo momento. Quindi abbiamo lavorato, come diceva Matteo, non tanto sul percorso di trama che ha fatto Veronesi. Faccio un esempio: io e Laura abbiamo anche scritto la sceneggiatura di Chaos Camera a Veronesi, e lì siamo stati molto attaccati al libro, mentre qui invece ci siamo liberati molto, anche scegliendo questa struttura circolare, no? Partendo dalla fine, eccetera, che è una cosa che nel romanzo non c'è, ma che ci avvicinava narrativamente a questo tempo, e ci sembrava che fosse che si potesse prendere quello che poi, secondo me, bisogna fare con i libri. Bisogna avere i libri come una specie di enorme contenitore dove dentro ci sono un sacco di cose, rimescolarle, perché si va a raccontarle con un altro mezzo, in quell'altro mezzo bisogna fare altre scelte.